Forse non l'hai notato, ma in questa storia c'è un uso responsabile dell'energia. Con Plenitude il consumo consapevole fa parte della vita di tutti i giorni. Scegli anche tu il cambiamento. Ho comprato delle mele e delle uova. Benvenuti da Zone God Game. Che rapporto hai con questo pezzo, Torta di noi? Ma non lo conoscevo questo pezzo, mi avevi appena spiegato. Tra l'altro è un pezzo che è stato... Ma sai perché? Perché a un certo punto dice... per la mia amica Camilla, e questo è un piccolo spoiler sulla nostra puntata. Perché avremo degli due ospiti oggi, quindi poi li presentiamo. Prima però parliamo di quello che è successo nel weekend, giusto? Come al solito, weekend pieno di sorprese, perché hanno perso le squadre che erano imbattute. Esatto, è un weekend che ha un po', insomma, andato un po' nella direzione opposta a quello che si era visto nelle prime 5 giornate di campionato. Prima sconfitta per la Virtus, arrivata a Cremona dopo la vittoria contro l'Efes che aveva acceso di ulteriore entusiasmo. Dammi una lettura. Ma guarda, allora ci poteva stare, chiaro che quando hai degli impegni così complicati in Eurolega, prima o poi un passo falso per Bologna che stava andando fortissimo, era inevitabile, fisiologico. Bisogna però dare merito a Cremona che ha giocato una gran partita, con una gran partita di Adrian. Ma non è che i 93 Golden punti presi sono un po' come il primo tempo con l'Efes? Sai che pure il primo tempo con l'Efes dal punto di vista difensivo non è stato perfetto, poi la Virtus è stata meravigliosa invece nel secondo tempo. Eppure sai, fin qui Bologna aveva costruito la sua stagione soprattutto sulla difesa, perché aveva difeso benissimo fino al primo tempo con l'Efes, poi questa partita. Io ho avuto la sensazione che questa sia una partita che Bologna chiaramente ha preso, non dico sotto gamba, però sai, con un po' meno di tensione emotiva, del tipo prima o poi comunque la recuperiamo, prima o poi veniamo fuori, prima o poi riusciamo a vincerla. Poi quando Bologna ha cominciato a giocare era troppo tardi, 0 su 11 da 3 al tiro, Bellinelli, Hackett e Paiola nei primi 30 minuti, nel quarto quarto una reazione c'è stata, però troppo tardi per fermare una Cremona lanciatissima ormai. Ma non è sola tra le squadre capolista a cedere, perché nel pomeriggio, quella l'ho vista un po' meglio perché ero a Firenze e quindi riuscivo a vederla prima di partire, e c'è stata quest'altra sorpresa con Venezia che è stata sconfitta da Pistoia. Eh sì, anche qui grandi meriti per Pistoia, che fino adesso ha fatto oggettivamente abbastanza poco. Grandissima prova di Varnado, 25 punti, è benissimo anche Ogbeide. Ma la cosa interessante e positiva per Pistoia è che è partita forte l'Estra, poi Venezia ha recuperato, è arrivata a meno 1, ha avuto un paio di volte il tiro del sorpasso, e Pistoia ha avuto ancora la forza di rivincerla praticamente alla fine. Sai, quando vai avanti, la squadra più forte recupera, poi ci può anche stare un calo e un cambiamento proprio, sì, della... In uno dei passaggi da meno 1 c'è stata poi una serie di 3 triple consecutive, sì, esatto, più 10. Insomma, esatto, ha dato una dimostrazione di grande forza Pistoia anche dal punto di vista mentale, e quindi davvero davvero complimenti. Tessitori bene, però forse manca un'alternativa. Ma sai, Venezia in Eurocup è solo una vinta e 4 perse, in campionato forse ha mascherato un po' qualche problemino a livello di struttura partendo molto forte, però manca un'alternativa a Tessitori, manca qualcosina, Brown non sta dando grandissimi risultati, insomma forse è una squadra che ha bisogno di qualche aggiustamento per poter veramente andare forte. Quella tripla che hai visto prima di Tucker è stata utile per il mio fantabasket. Ottimo. Volevo dirlo, insomma, così per la comunità, giusto, che ci sta, giusto, guardando. Milano è uscita molto male la settimana di Eurolega, con, sì, due sconfitte, soprattutto quella col Maccabi, credo che sarà una sconfitta pesante, che col Monaco di questi tempi si può anche accettare di perdere. Quella col Maccabi, insomma, è sembrata soprattutto dal punto di vista difensivo una partita sbagliata, però intanto, insomma, domenica è arrivata questa vittoria netta, nettissima contro Brindisi. Eh sì, una partita da vincere. Milano veniva da 4 sconfitte nel giro delle ultime settimane, con Brindisi che aveva tantissimi problemi, squadra veramente molto incerottata, c'era fuori Senglin, fuori Johnson, Baiela, Quintana, quindi veramente tantissime assenze, già di per sé il gap tecnico abbastanza ampio, chiaramente senza 4 giocatori così Brindisi non se la poteva giocare. Per Milano, chiaro, non è detto che questa vittoria basti per uscire dalla crisi. C'è la questione Kevin Pangos, esatto, tenuto fuori dalla gara con il Monaco, tenuto fuori anche dalla partita contro Brindisi. Aria di taglio. Però serve un sostituto, chiaramente. Non puoi giocare senza un giocatore come Pangos affidandosi solo a lui, flaccatore. Il problema principale di Milano comunque è lì, no? Beh, poi è chiaro che il basket, come qualsiasi altro sport, non si può fare compartimenti stagni, però insomma il problema del playmaking è un problema, no? In questo momento aspettando il ritorno di Baron. In attacco sì. In difesa ha perso un po' quel DNA di squadra molto difensiva che era stato un po' il marchio di fabbrica di tutte le Milano targate Messina, e che si è vista soltanto contro l'Olimpiakos. Sì. 53 punti in quella partita, poi le altre invece hanno subito molto di più. Sì. Va bene, Trento ha vinto la sfida di alta classifica con Reggio Emilia. Brescia, e ne sai qualcosa perché tu eri, ma tu ti sei fatto mandare lì perché ci sono i tartufi, Monferrato, sei andato a casa. I crumiri. È stato un momento enogastronomico, oppure si è occupato solo di base? No, quello assolutamente non poteva
poteva mancare al momento, okay, dello stomaco. La partita purtroppo ha un po' deluso le attese di equilibrio, perché come in Supercoppa Brescia ha dominato contro Tortona. La bestia nera sta diventando la Germania della Bertram. Oggettivamente una partita in cui Tortona non c'è mai stata fin dall'inizio, energia molto superiore per Brescia fin dai primi minuti, ed è strano vedere una squadra di Ramondino effettivamente così sovrastata fin dall'inizio. Però Brescia rimane la signora squadra, abbiamo detto, non fa le coppe rispetto a Tortona, che invece ha cominciato a farle quest'anno e ha pagato sicuramente lo sforzo della partita di mercoledì a Bursa con il Tofas, quindi trasferta in Turchia non facile, però differenza molto ampia ieri. Senti, volevo dirti che mancano 2 giorni e mezzo a Real Madrid Virtus e anche a Milano Valencia, che è un'altra grande partita, ne parleremo, perché insomma l'Eurolega continua a essere molto molto interessante. Ma intanto introduciamo il nostro ospite, vediamo la clip del nostro ospite. Non abbiamo quasi parlato di... della sua squadra, adesso ne parliamo con lui. Parliamo. Clip. Moretti per Brown, che cerca subito la tripla. Moretti che rimane lì a pallare sul perimetro per prendere la linea di fallo. Colistein inchioda Moretti, allora a sfidare Gentile, andare nel pitturato, a segnare altri 2 punti alzando la parabola. Librizzi per Moretti, anche lui tiratore, anche lui senza esitare, anche lui a segnare. Moretti si arresta per la tripla, ancora a stracciare la retina Moretti. Ora Moretti nell'angolo per la tripla. Eccoci, maestro. Nostro ospite. Maestro. Buonasera. Davide Moretti. Ciao Davide. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti. Ecco, perché non si è parlato della sua squadra nei primi minuti? È un fatto grave, ti sei indignato, visto i primi minuti. Sì, speravo in una menzione, ma... un po' arrabbiato, però recuperiamo adesso. Recuperiamo. Allora, com'è andata? Domenica contro Sassuolo, una bella vittoria per voi, vi ha rimesso un po' in carreggiata dopo un momento un po' complicato? No, benissimo, una vittoria che ci serviva per l'animo, per darci fiducia, e siamo contenti che è venuta davanti al nostro fantastico pubblico e quindi che sia l'inizio, ecco, di un percorso di crescita che abbiamo iniziato. Ecco. Beh, anche perché il potenziale c'è anche un modo di giocare molto particolare, insomma, anche molto divertente, anche molto spettacolare. Ma io partirei dall'aspetto, diciamo, romantico, sentimentale, la figura del papà che, insomma, ha inciso, no? Ha tantissimo, da quando giocava la Virtus, che io ero piccolino, quando giocava a Bologna, che guardavo i suoi video ancora in videocassetta, quindi insomma è stato da lì che è iniziato tutto, la mia passione, quindi devo tantissimo a lui, ecco. E tu hai debuttato a Pistoia con lui come capo allenatore, com'è stato avere un papà? Sì, è stato bello, perché comunque non è una cosa che capita tutti i giorni, mi piacerebbe, ecco, che risuccedesse, perché comunque quando è successo questo fatto, ecco, avevo 16 anni, quindi ero ancora piccolino, non ero maturo e non sapevo bene come rapportarmi, però ecco, adesso che sono cresciuto, sarebbe bello, ecco, riprovare questa esperienza. E poi, come direbbe Wim Wenders, far away, so close, anche gli U2, up with the static and with the radios, perché poi c'è stato un momento in cui eri abbastanza lontano, no? Sì. Cioè anche in Texas è stato utile, anche quando era appunto far away e non so close. Utilissimo, perché mi ha veramente aiutato come crescita, come persona, ma anche da livello tecnico. E sì, ecco, sono stati 3 anni veramente belli e importanti. E adesso che sei cresciuto un po', ti aiuta ancora, ti dà ancora consigli, ti segue ogni partita, ti dice questo? Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì. Diciamo che ha preso un po' una pausa dall'allenare, perché vuole stare dietro a me e mio fratello, e quindi è sempre lì pronto, ecco, con consigli e con incoraggiamenti, quindi è una figura per me molto 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 importante. Senti, mi racconti la madness delle Final Four? Soprattutto tu hai giocato davanti a 72.000 persone, che è una cosa che nel basket è abbastanza difficile, no? da anche solo sì, da... è unica perché non succede né in NBA né alle Olimpiadi, né proprio il momento più alto del basket che c'è, secondo me, e per raccontare tutta la madness ci vorrebbe un po' più di un podcast, perché è veramente
stupenda. Ci sono sì, perché ricordiamo che le Final Four universitarie si giocano negli stadi di football, certo, per fare in modo che più gente vada a vederli. Abbiamo qualche immagine anche, credo, della finale. Lui ha giocato la finale universitaria contro Virginia. Questa è la parte finale del match. Eravate sopra di 3 punti, avete subito la tripla del pareggio quando mancava non tanto alla fine del quarto. So che, eccola qua, guarda. Questo, sì, questa gli occhi, non guardare questa, ah, perché la sua memoria, questa fa male. Purtroppo la sua memoria. Questa fa male. Ma qua si poteva far fallo? Perché sì, gli americani non lo fanno mai, esatto, fallo sul meno 3. Esatto, la storia è proprio quella, perché prima di questa azione qua ci sono stati ben 2 timeout in cui ho provato a chiedere per favore di far fallo, però nessuno mi ha un po' di pragmatismo. Infatti, se vedete la clip, io sono faccia a faccia al mio giocatore, perché non volevo assolutamente un tiro da 3, però ecco, abbiamo fatto l'opposto di quello che dovevamo fare. Però comunque la partita a punteggio basso già mi rilassa. Già che ho visto un punteggio basso, già mi sono sentito un pochino più a casa. Però alcune malizie del basket europeo non ci sono ancora, no? No, sì, ripeto, è un campionato diverso che ecco, si accende soprattutto nella March Madness, dove ecco, vedi veramente i giocatori fare un passo avanti e in partite che contano, perché lì è proprio partita da dentro fuori e quindi... No, ma soprattutto ogni possesso conta, che per carità, insomma, poi veramente io sono l'ultimo, il meno tecnico di tutti e faccio proprio, sono un puro appassionato, però basket NBA è meraviglioso, per carità, l'atletismo eccetera, però c'è questa dimensione un po' arcade, mi verrebbe quasi da dire, no? Quasi da videogioco, dove tutto è molto finalizzato allo spettacolo, almeno in regular season. E invece a livello di NCAA c'è, cioè, sì, comunque sì. Ogni possesso palla conta, ogni pallone scotta. No, assolutamente, ci sono delle similitudini ovviamente, perché comunque è basket, certo, americano. Però sì, ecco, è molto più, le azioni sono molto più incisive, cioè, quindi tu sai che comunque può essere una partita in cui fai 90 punti, però sono più le partite in cui finiscono tra i 70, ecco, 70. Bello, 60 mi piace ancora di più. Ma poi la cosa bella, le Final Four sono il secondo evento più visto negli Stati Uniti dopo il Super Bowl, quindi sono viste più dell'NBA. E partecipano ragazzi, molti dei quali non giocheranno più a basket nella loro vita, quindi veramente vivono un'esperienza unica che poi si ricorderanno per sempre come forse il punto più alto della loro vita sportiva, sicuramente. Senz'altro, sì. Sono ragazzi che sono lì, che prendono una borsa di studio e quindi vedono un'opportunità grandissima e quindi cercano di coglierla nel miglior modo possibile. Senti, la scelta di andare all'estero, questa è una domanda evergreen, l'abbiamo fatta a Candy, l'abbiamo fatta a Della Valle, sia chi è andato e sia chi non è andato. Uh-huh. Tu sei andato, quanto secondo te è utile questo tipo di esperienza nella crescita, credo, fisica, di intensità? Ma io quando mi ricordo feci questa scelta, la feci per, diciamo, investire su me stesso, perché comunque ero giovane e adesso pensavo... invece diciamo che ormai sei un anziano, un uomo di mezza età, ricordiamo l'età, ricordiamo. 25, ecco, 25. Capito? Una volta era giovane, adesso ha cominciato a 16 anni in Serie A, lo so, ormai mai sono tante le partite, i chilometri sulle gambe, però no, ecco, decisi che era comunque il periodo migliore per migliorare e non c'è secondo me posto migliore che in America per migliorare il proprio gioco, e quindi decisi di andare, di rimettermi in gioco, e penso sia, ecco, una delle cose che mi ha aiutato più di tutti in assoluto, che rifarei altre mille volte, una scelta che rifarei altre mille volte. Fra l'altro Texas Tech, grande università, Bobby Knight, che è scomparso qualche giorno fa, è stato allenatore di Texas Tech, quindi veramente un'università di primissimo livello, ha giocato anche contro squadre come Duke, e abbiamo qui un'immagine di un'azione, di una partita, mi spiegavi prima, di inizio stagione contro Duke, in cui ha subito uno sfondamento da un signore, che questo in NBA adesso lo conosciamo bene, Zion Williamson. Ancora me la ricordo, sì. Qui mi sono alzato... Poi il giorno dopo avevo male. Male. Lì per lì l'adrenalina. Quello chiederti adesso, stai bene, hai superato questa fase. È come prendere una macchina, perché quel ragazzo è veramente... Ah, possiamo chiedere dei danni, cioè abbiamo non so, l'assicurazione, un medico legale. Ero preso da l'entusiasmo, così mi sono alzato, ci ho messo un attimo a capire, a rialzarmi, però poi il giorno dopo mi ricordo ancora... Un pochino si sentiva. Quanti chili sono? Tanti, più di 100. Sì, 100 sicuro. Senti, ma l'esperienza a Texas Tech, qual è la cosa migliore, più importante, che ti ha dato poi per il resto della tua carriera? Ma sicuramente il mio primo anno è stato un anno particolare, perché non giocavo tanto, comunque venendo da Treviso in cui giocavo più di 30 minuti di media, passare da 30 magari a 6 minuti di media è un qualcosa che non mi era mai capitato, quindi per me è stato molto difficile. La lontananza dai miei genitori, dall'Italia in generale, dai miei amici, di tutto quanto, quindi sono stati mesi, soprattutto i primi mesi, molto difficili, però ecco,
mi hanno formato tantissimo, mi hanno, ho deciso, ecco, o la mia carriera prende una certa strada o ne prende un'altra, e quindi sono contento che mi sono chiuso in palestra e ho cercato di migliorare, ecco, questo aspetto, quel momento in cui dici ok, è giusto far così, lavorare a testa bassa, sacrificare tanto, e quello è stato il momento in cui ho capito veramente che mi stavo trasformando, no, da adolescente diventare uomo, e quindi sono stati anni veramente veramente importanti per me. Senti, tu hai avuto i due allenatori che potrebbero sulla carta, no, giocarsi il titolo, poi ovviamente il campionato è lunghissimo, e anzi proprio i risultati di ieri, di questa prima giornata, dimostrano che ci sono altre realtà come Brescia, ovviamente come Trento, che possono, come la stessa Napoli, molto competitive. Differenze fra questi due signori? Parli di Banchi e Messina? Sono due allenatori diversi. Banchi è un allenatore, mi sono trovato molto bene a Pesaro, devo essere sincero, mi ha dato molta fiducia. Sono molto simili perché comunque chiedono molta attenzione ai dettagli, soprattutto il lavoro, ecco, se vedono che comunque ci dai dentro e lavori, ecco, sono più magari indirizzati o più si sentono più tranquilli magari a mandarti in campo, e quindi ci sono delle similitudini sicuramente, ma anche delle cose che vedono in modo differente, quindi secondo me è una delle cose che li rende unici, ecco, in quello che fanno. Senti, ma a Milano cosa non ha funzionato? Lo spazio in campo non era tantissimo, hai potuto però allenarti con dei grandi campioni, no, al tuo fianco? Sicuramente avevo davanti gente come Rodriguez, che penso sia uno dei giocatori più forti in Europa che ci sia mai stato, Deleni, lo stesso anche Cinciarini, insomma Moraschini, che anche quegli anni lì giocava da playmaker, quindi non avevo aspettative, ecco, di giocare tanto, però ecco, come hai detto tu, il mio allenarsi è stato qualcosa che cercavo di essere una spugna, di prendere quanti più spunti possibile, e sicuramente è stato un anno che mi ha aiutato. Ecco, di Rodriguez Rodriguez penso sia uno dei giocatori più forti, carismatico, sì, ha un talento, ha la capacità di controllare le partite che ho visto veramente a pochi giocatori, veramente a pochissimi giocatori. Bello. Senti, adesso Bilaceschi a Varese, sì. Come sta andando? Anche lì una ventata nuova, già l'anno scorso Varese aveva provato l'esperienza statunitense con Matt Brasi, quest'anno è arrivato Bilaceschi, ex assistente di Messina, sì. Ricordiamo, a Milano. Che tipo di allenatore è? Sì, è diverso, come dici tu, una ventata diversa dal basket che sono abituato, almeno che ho trovato in Europa. Lo stile in cui giochiamo è molto più simile, diciamo, a quello americano, quindi è diverso, ci dà molta libertà in campo, cerca di non pestarci i piedi, ecco, più di tanto, e quindi ha dei suoi pregi, ma secondo me anche qualche difetto c'è, però ecco, per adesso stiamo cercando, ecco, di trovare la quadra giusta. Quindi se dovessimo dire a un profano come me, si corre di più, si tira di più, c'è un po' più di leggerezza nella gestione dei possessi, no? Sì, proviamo, appena c'è un'opportunità, ecco, ce la prendiamo con fiducia. Quindi sì, non abbiamo, ecco, tanti schemi, tanti giochi su cui facciamo affidamento, ecco. Tra l'altro, fra i tuoi compagni c'è un certo Willy Colistein, che è stato quinta scelta assoluta NBA con i Kings. È chiaro, un giocatore magari che ha superato l'apice della carriera, però anche solo, io credo, per l'esempio che ti può dare in allenamento, quello che fa in campo, come avere come compagno un ex grande campione NBA? No, sicuramente un'esperienza che ti aiuta, ecco, soprattutto in campo, perché comunque di pallacanestro ne ha vista, e quindi dà consigli o comunque cerca di correggere quelle cose che vedi in campo, e è una persona con cui puoi parlare di basket, e ti tornano indietro, ecco, informazioni importanti sicuramente. Il progetto Varese è un progetto ambizioso, lo sappiamo, con lui Scola, insomma una squadra che tipo è Scola? Mi racconti qualcosa? Scola, allora, non ha bisogno sicuramente di introduzione, di aggettivi, perché è una leggenda del basket, e però ecco, si allena ogni tanto con noi, viene a fare individuali, insomma, possiamo ir pure noi così quello sfondamento che ho preso quando vado con lui Scola in allenamento ogni tanto è qualcosa di simile. Riprovi quella che anch'io sono sopra i 100 kg, quindi se vuoi venire a fare due allenamenti, se vogliamo provare un po' di fisicità in meno, un po' di muscolatura in meno, però. Ormai ti sei specializzato in piazze importanti, piazze calde, Pesaro, poi Varese, com'è giocare a Masnada, insomma, palazzetto storico, piazza storica? Mi sento molto fortunato perché comunque nelle squadre in cui ho giocato a Treviso, ho giocato a Pesaro, Milano, Varese, insomma, tutte città, comunque piazze veramente, veramente calde.
quindi da questo punto di vista mi sento molto fortunato, e giocare per Varese penso sia, non ci sia bisogno di descrizione, no, certo. Perché appunto c'è un calore, una passione che, nonostante comunque le ultime settimane non siano andate alla grande, c'è la cultura, c'era, del basket, sì, c'era tifosi che venivano come anche a Pesaro, penso, sì, no? Sì, cioè, sì, comunque sì, sono quelle città che non sono metropoli, ovviamente, ma che dal punto di vista della storia e della cultura che c'è del basket, anzi, da un certo punto di vista, penso, non so se sei d'accordo, forse rispetto a, per esempio, a Milano, sono anche meno dispersive, nel senso, no, che comunque ci sono meno distrazioni, cioè il basket è proprio centrale nella vita della città. Assolutamente. Quindi è bellissimo. Hai detto tutto, sì. Pesaro c'è il basket, è sempre stato il basket, quindi capisco che magari a Milano col calcio e altre cose, certo, più alternative, certo, più cose, certo, da fare. Io ricordo l'anno scorso quando avete vinto gara 3 di playoff contro Milano, sembrava che avessi vinto lo scudetto, voglio dire, da quanto la gente ha esultato, giustamente, per una vittoria, sì, sì, che per voi valeva tantissimo. Era chiaro che era una serie comunque bene o male segnata, però è stato bello, no, aver raggiunto, sì, la piazza. Sono stati due anni importanti perché, ripeto, riaccendere un po' la passione, perché Pesaro veniva, insomma, da anni non facili. Riaccendere la passione è stato, ecco, uno dei ricordi più belli che ho di Pesaro, vedere tutta la gente che tornava al palazzo, che ti fermava per strada magari. Questo è il ricordo più bello, ecco, che mi porto da quei due anni di Pesaro. Alti e bassi Pesaro, grande vittoria a Milano 9 giorni fa, poi invece con Napoli un passo indietro al netto dei meriti di Napoli, che gioca una partita fantastica, però ancora non ha trovato, secondo me, il ritmo proprio. Sì. Senti, la nazionale, tu hai fatto una partita, se non sbaglio, sì, con la senior, avevi giocato invece con l'Under 18, ho vinto anche un bronzo europeo, è un tuo obiettivo? Punti a tornarci? Assolutamente sì, è uno dei miei obiettivi, diciamo l'obiettivo che mi pongo, breve, ecco, medio termine, quindi lavoro, mi alleno, gioco per far sì di avere un'opportunità, ecco, con la nazionale, dopo aver fatto tutta la trafila dall'Under 15 fino all'Under 20, tutte le estati, ecco. Adesso l'obiettivo è quello, sicuramente. Niente, ho resistito per un po' di minuti. È arrivato il momento My Objects. Come andare al tempismo? Te lo rifaccio. Perfetto, riprova. Mi piace, il suono della sirena. Non toccare gli altri, però, che poi fuori sono. Questo era? Ecco, il tamburo. Beh, però questo. Squilli di tromba. Allora, gli oggetti. Che oggetti ci hai portato? Uno già lo vedo, lo intravedo. Eccolo. Questo qua. Questa è tanta roba, Il mini standardo delle Final Four di Texas Tech, che appunto mi ricorda principalmente, ecco, tutti i 3 anni che ho passato, che è l'importanza, insomma, sì, di fare fallo di l'importanza di fare fallo quando sei più tre di cosa serve, ecco, per far sì che, ecco, i tuoi obiettivi possono essere raggiunti, ecco, mi ricorda benissimo quello che ho passato, ecco, in questi 3 anni, e quindi me lo porto sempre dietro, sicuramente questo è un qualcosa che sono molto legato, che ho con me, che tengo con me molto strettamente. Insomma, era Chris Bird il tuo allenatore, sì, quello che non ha fatto fallo, quello che ha deciso di non fare. Nonostante farlo, le tue cambiamo. Ma lì come funziona? Scusa, non vogliamo mettere il dito nella piaga, ma cioè proprio si decide che non si fa. Speri che gli avversari sbagliano, prendi rimbalzo e vinci la partita. In America non lo fanno quasi mai. Cosa. Però se stai anche a più uno e poi palla in mano, no? Poi passano dei secondi. Certo, passi i secondi, però sì. Poi ti fanno fallo loro, devi fanno fallo loro, esatto. Alla fine, però è bello. Poi dura di più. Dura di più. Questione di strategie, sai. Voglio dire, pure l'instant replay mi piace da matti. Perché allunga le partite. Io vorrei non finissero mai l'Eurolega. Ragazzi, vabbè, ma di che stiamo parlando? Va bene. Ma abbiamo altri oggetti, no? Altri? Sì. Sì, allora, non l'ho portato perché è un ciondolino che... Brutto episodio questo, Che... scusa, sentire anche... Che ciondolino è? È un ciondolino che mi è stato regalato dopo che è venuta a mancare una persona a cui tenevo molto, e quindi da quando mi è stato regalato l'ho sempre tenuto lì, e quindi non... Ci mancherebbe altro. Non volevo portarlo però via. Però è un oggetto. È l'oggetto. È l'oggetto, sì, che mi porta fortuna, e quindi lo tengo con me sempre. E il terzo c'è? Il terzo è questa collanina qua che mi è stata regalata da mio padre, e che quindi tolgo durante le partite, ovviamente, però ecco, oltre alle partite me la tengo sempre. Bene, bene, molto bene. Che ha regalato anche a mio fratello, quindi ce l'abbiamo sia io che mio fratello. Senti, cosa avresti fatto nella tua vita se non avessi giocato a basket? Bella domanda, forse sarei comunque stato nel mondo dello sport, del basket. Non avrei fatto l'allenatore perché vedendo troppo mio stress. Padre, sì, non ho bei ricordi. Però sì, penso sarei stato nel mondo dello sport. Amo lo sport. Forse anche il mio periodo a Texas Tech, che andavo a vedere il football, il baseball, ecco.
mi ha appassionato ancora di più a quello che è lo sport. Ma ti piace la concezione americana del, molto, della, dello, la sport, fruizione dello sport? Tantissimo. Che è un po' più entertainment, no? Cioè sì, un po' più entertainment, molto spettacolo. Famiglia, spettacolo, si passano delle ore insieme, si mangiano dei grandi panini. Ecco, sì, io i panini su questa cosa degli, questo, hamburger sono molto favorevole. Dovremmo portarla in Italia. Diciamo. Sì, anche se poi il clima, insomma, la Rossa Partizan mi piace sempre di più. Però, insomma, poi se riuscissi a portare gli hamburger... la Rossa Partizan, ti serve due cose. Poi tu eri in Texas, stato del football, quindi... Certo, sì, sì. La mia università era... L'anno prima che io arrivassi c'era Patrick Mahomes. Ah, già, insomma, no, è vero. Era università di football, ecco, prima... Comunque, il cambiamento è con noi, anche il cambiamento dello studio, perché sta per cominciare, esatto, lo spazio... Any Plenitude. Plenitude, la plenitudine. Bene, benvenuti a Play for Change. Ricordiamo come funziona. Come funziona? Allora, è un gioco, una sfida. Quattro domande come quattro quarti di gioco. 24 secondi per rispondere, perfetto. Se no tu suoni il buzzer. Al 24 secondo, sono una domanda difficilissima, fra l'altro. È fisica, quantistica, cose di questo tipo. Prego, Gandini, prego. Allora, abbiamo parlato della finale in serie del 2019. Puoi rigiocare quella partita senza cambiare il risultato finale? La rigiochi per rivivere quelle emozioni o preferisci non dover subire quella delusione? Ma che cosa è incompletata? Ma che domanda è? Bellissima questa. Bella? Sembra Marzullo. È difficile. Marzullo, è Marzullo. È come, vorresti giocare la semifinale e perdere, o cioè perdere e uscire subito o perdere la finale? Forse la rigiocherei. La rigiocherei facendo fallo magari stavolta. Poi perdiamo lo stesso, però facciamo fallo. Quindi, bene, ce l'abbiamo fatta, abbiamo il nostro cronometro umano. C'è ancora 4 secondi. Prego, seconda domanda. Parliamo di cambiamenti di vita. Tu hai giocato nella tua carriera anche negli Stati Uniti per poi tornare in Italia. Come hai vissuto questi cambiamenti? È stato più difficile adattarti là o ritornare qua? Adattarmi là, sicuramente, perché è cultura diversa, ma anche semplicemente per gli orari in cui mangiano, fanno cena alle 6. Io alle 8:30 avevo una fame che non vi dico. Quindi, sì. La cultura, ecco. Poi il Texas, ecco, è uno stato molto diverso, sì, diciamo, chiamiamolo così. Ce l'abbiamo fatta? Forse. Sono cambiamenti solo se spaventano. Colonna sonora questa. Chi la canta? Subsonica, subsonica. Sono di domenica. Passiamo a cultura, dai. Vai. Sappiamo che sei un grande appassionato di motori. Che cambiamenti hai notato nel mondo dei motori che hai particolarmente apprezzato? Introduzione dell'elettrico, la maggiore sicurezza? L'elettrico. Sono una persona che sta attento, ecco, a queste cose, a cui piace, ecco, magari queste cose. E quindi ho apprezzato questo, sicuramente. Bene, ha risposto anche in maniera molto veloce. E devo dire che, insomma, si vede che è giovane, perché fortunatamente le giovani generazioni hanno una sensibilità molto superiore rispetto a quella di voi anziani, Gandini. Quarta e ultima domanda, prego. Domanda plenitude. Per un tiratore come te, chiudere una partita, una stagione con buone percentuali al tiro è importantissimo. Anche nel campo della sostenibilità ci sono numeri che meritano attenzione, come il rating ESG, che valuta quanto un'azienda è sostenibile. Secondo te, quale punteggio ha ottenuto plenitude? Ti do tre possibilità: 50 su 100, 60 su 100 o 70 su 100? Vado con la più alta, 70. Bravo. Hai indovinato. Ma secondo te potevano dire 50, dai, voglio dire, su. Comunque, 70% è una grande percentuale, al di là delle battute. E aggiungiamo che plenitude ha ottenuto un rating A maggio 22, analisi che valuta l'abilità nell'identificare e mitigare i rischi. No, questo è sicuramente molto positivo, ma tu intelligentemente avevi capito che non poteva che essere la risposta migliore. Va bene. Tirare con il 70% da 3 invece sarebbe altro che Steph Curry. Qual è la tua mattonella preferita nel tiro fuori? L'ala destra. Destra. Angolo? No, ala destra, sì. Insomma, tu che percentuale hai lì? Un po' più bassa. Mentre dall'angolo esco proprio direttamente. Se prendo il ferro è già tanto. È già un miracolo, il tabellone. Chiudiamo, momento prendito. Sì, ma c'è. Introduciamo il nostro altro ospite. Momento che aspettavamo dall'inizio. Finalmente arriva la Camilla, l'abbiamo evocata, abbiamo cantato il brano. Vuoi fare un pezzettino? No. Ho comprato delle mele e delle uova per fare un dolce fantastico. E ho comprato una frusta di metallo. Difficoltà. Ricordami di chi è questa canzone? Per la mia amica Camilla, è di Niccolò Contessa, ma in realtà non c'è una versione.
No, lo so, non c'è la versione Spotify. Se vai nel film, adesso ti dico che film, la trovi lì, vai. Vai, Torta di Noi. Comunque la canzone è Torta di Noi. Ok, comunque abbiamo Camilla Vescovi, volto social di RBA, e figlia d'arte anche lei, abbiamo due figli d'arte uno di fianco all'altro, eh? Sì, sì. Anche per te, insomma, tu sei cresciuta a pane e basket anche tu. Sì, a Pallacanestro Varese, sì. È stata proprio la mia casa, io sono cresciuta al palazzetto di Varese, ho visto anche i grandi cambiamenti che ci sono stati, soprattutto negli ultimi anni. E non ho tantissimi ricordi di quando ero piccola, perché ovviamente non mi ricordo, però il ricordo più bello è la nata degli Indimenticabili, sicuramente. Ma giochi a basket? Sì, sì, okay. Gioco a basket, tra l'altro per Pallacanestro Varese, da quest'anno c'è stato questo nuovo accordo. Non stiamo andando benissimo, quindi se vogliamo cambiare argomento. No, parliamone, invece ci interessa. Che cosa intendi con non stiamo andando benissimo? Vinte perse? 0 su 5. Beh, vabbè, ma la stagione è lunga, ragazzi. Meglio che 0 su 6. Ma assolutamente, esatto. Sì, quante ne mancano di partite ancora? Non le conto. Perfetto. No, invece bisogna contarle perché sono un'opportunità... Ma poi c'ho tutti i dati su su Nicolò. Va bene. Abbiamo delle domande per, sì, per Davide. Davide, giusto? Vai. Te la senti? Proviamo, dai. Vai. Campo più caldo dove hai mai giocato in carriera? Forse direi il Paladozza con Fortitudo, ma anche con la Virtus. È un campo bello caldo quello. Sì. Ce ne sono di campi caldi adesso comunque, sì. Voglio dire anche Scafati. Ma anche quando giocavo a Varese comunque da avversario si faceva sentire sicuramente. Domande queste della community, specifichiamo, sono domande che ci arrivano dai nostri appassionati. Dai tuoi tifosi. Dai miei tifosi. Davide, come definiresti il tifo a Varese e quanto incide su gioco e prestazioni? Tanto, come ho già detto anche prima, ci hanno dato delle grande mano quando soprattutto c'era magari... erano momenti no, e quindi non è una cosa scontata, ecco, è che Varese, come una piazza come Varese, ci sia un pubblico del genere, ti dà una grande spinta, ecco. Chi era invece il tuo idolo da bambino? Mio padre. Facile domanda, molto. E a parte tuo padre? A parte mio padre, mi piaceva molto Ginobili, come giocava. Mano Ginobili. Oggi ero con Milito a fare una cosa, intervista, e a un certo punto abbiamo citato Bahia Blanc, è venuto fuori, quindi c'è il mito di Ginobili, è mondiale ovviamente. E poi c'è un tuo ex compagno di squadra che ti chiede il videogioco preferito. Si può dire? So già chi è. Lo dici tu o dico io? Vai, dillo te. È Umberto Stazzonelli, che salutiamo, che gioca a Pesaro, abbiamo giocato insieme 2 anni. Videogioco preferito, Super Mario Bros. Quindi non, non è il classico NBA o FIFA. Fuori delle tante versioni, che ce ne sono. Io sto giocando a NBA. L'ultimo, quello del Nintendo Switch, Super Mario Bros. Sì, molto, molto bello. Consiglio. Ma questa è originale come risposta. Sì. FIFA, NBA 2K. Io pensavo NBA 2K. Più... Sto giocando a NBA 2K. Volevo dirtelo. Sei 0 su 5 anche te. Con i Sixers. Sì. Avevo cominciato con i Sixers 0 su 17. Ah, beh. Poi ho abbassato di uno l'antichia, come diciamo a Roma, cioè di un livello la difficoltà, e adesso fra un po' vado ai playoff proprio col sigaro in bocca. Va bene, ma questo è un aspetto secondario. Abbiamo altre domande della community? No, perfetto. E invece il tuo mito? Chi era, Camilla? Mito di pallacanestro? Certo. Sì, papà. Anche se non l'ho visto giocare tantissimo, perché appunto... ho 23 anni e lui ha smesso. Tanto per farci pesare questa cosa. Però ti dico LeBron James mi piace. Diciamo, sì. Strano, una scelta strana, un giocatore così, non diciamo, conosciuto. Non conosciuto, un po'. Nonostante la sua età domina ancora. E invece nel nostro campionato? C'è un... Nel nostro campionato direi Davide Moretti, non perché qui assolutamente. No, ecco. No, assolutamente. No, perché qua. E a parte Davide Moretti? Tocco Shengelia. Beh. Sì. Come darti torto? Perché mi assomiglia come giocatore. Ah, quindi fai pensavo fisicamente. Sì. Ah, ok, vedi. Stesso ruolo di Shengelia. Sì. Mi piace anche tirare. Ah, ok. Fa anche versatile come. Sì, poi fa quei movimenti sotto, sì, beh, sì. Contro l'Efes ha fatto delle robe. Sì. Da... MVP del mese di Eurolega, fra l'altro. Sì, di ottobre. Sì. Premiato da Zanetti prima di Bologna. Tu giochi Serie B, giusto, Varese? No, in Serie C. Ah, Serie C, ok, perfetto. Sì, sì. Che era in B forse qualche anno fa, se non sbaglio. No, forse. Senti, ma Teodosic ti manca? A me Teodosic manca la Matti. Fortissimo. A me manca proprio tanto. Poi lo vedo adesso, perché poi la Stella Rossa adesso la vedo ancora più di prima. E sì, probabilmente, insomma, no, si può parlare un po' di fase calante.
però, però comunque per, nonostante... no no ma scusa adesso sai, cioè, no, io che lo amo adesso, il prossimo figlio lo chiamo Milos, lo dico già, lo posso annunciare qualora riuscissi a farlo e no, e ridi e poi magari è bambina, sarebbe bellissimo uguale, la chiamo Milas. Milas, Milos, Milas, Milos, no no, non so, non suona, vabbè, comunque insomma anche se chiaramente insomma magari non ha più l'energia di 3-4 anni fa, però ancora quel pensiero lì, diciamo che gli anni in cui c'era sia Rodriguez che Milos in Italia sono stati anni molto belli. Senti, ma tu che sei cresciuto a Varese, quindi intorno a tanti campioni del basket, fuori dal campo, chi, non so, ti ha lasciato una migliore impressione, più simpatico, più, perché comunque immagino che tu abbia conosciuto tanti giocatori di Varese che sono passati sì, in questi sì, anni. Sì, sì. Beh, quest'anno ho ritrovato Brian Dunston al Media Day, giusto. Persona super anche fuori dal campo. E poi negli scorsi anni abbiamo avuto nella nostra lega Adrian Banks, fortissimo. Non ho più rivisto Mike Green. E poi chi altro c'era? Polonara. Ah, grande, fuori, grande, però forza. Non vediamo l'ora che ritorni. Dai, poi Andrea De Nicolao, certo, ancora in super forma. E poi chi altro c'era di quell'anno? Non lo so, se lo sai tu. Beh, stai parlando di dell'anno degli indimenticabili. Ah, sì, sì, quello con Dunston. Quindi l'anno esatto, quello con Dunston. Sì, sì. Bisogna andare a vedere la. Non guardare me, il roster, non no, me. Non ricordo, cioè, me lo ricordo. L'anno quello, quello, quello però insomma, c'era Vitucci in panchina. C'era Vitucci in panchina, sì. Esatto. Sì, sì. Va bene. Dopo questo momento trivial, praticamente sì, ognuno possiamo prenotarci, anzi, eccoci qua. È arrivato invece il momento delle scarpe, esatto, giusto? International Young Ballers, IYBay, la nostra community che si occupa di scarpe da guarda basket. Che bello, guarda che bello, guarda come si, è, guarda come si propone col cappello messo al contrario, come i giovani. Vediamo, vediamo. Vai, domande. Ciao ragazzi, ci sono delle domande per voi direttamente dalla community di International Young Ballers. Per quanto riguarda Davide, la prima domanda è: hai sempre giocato con scarpe di taglio basso e tendenzialmente molto molto leggere, come per esempio le LeBron 20 che stai utilizzando durante questa stagione. Oltre a questi aspetti, quali sono le caratteristiche che non possono assolutamente mancare nelle tue scarpe da basket ideali, soprattutto perché sei un giocatore veloce e che fa tanti cambi di direzione? Mentre come seconda domanda ti vogliamo chiedere qual è la tua top 3 delle sneakers che preferisci utilizzare fuori dal campo. Per quanto riguarda Camilla invece, qual è secondo te il giocatore che ha le scarpe più stilose in tutto il campionato LBA di quest'anno? Grazie e un saluto da International Young Ballers. Beh, posso comunque contribuire, però mi faccio il menisco. Eccoci, eccoci, non si vede niente. Non si vede. È molto bella questa, è bellissima, si riesce a vedere, è straordinario. Vabbè, allora scarpa bassa. Scarpa bassa, sì, da sempre sono un grandissimo fan delle Kobe che purtroppo non fa più, non sono più in commercio, anche se stanno ricominciando a produrle, per fortuna. Però sì, sempre scarpa bassa, cerco ecco che... come ho detto anche lui, per i cambi di direzione che sia molto stabile sulla parte più avanti del piede, quindi cerco comunque leggerezza sicuramente, che siano basse, che non siano troppo pesanti, però che abbiano anche un po' di stabilità. Sì, un po' di stabilità. Però cioè, tendenzialmente più cambi di direzione ci sono, più giocatore è un giocatore chiaramente di movimenti molto veloci e più sì, la scarpa bassa, no? Certo, no, no, sicuramente. E poi la top 3. Sì, delle sneakers. Allora, sicuramente ci devo mettere un paio di Jordan 11. Poi ci metto le 1 High e poi ci metto le Jordan 4 Laser. Che è sempre un momento di feticismo del nostro programma. Mi piace molto, soprattutto delle scarpe. Quindi queste tre. Queste tre, sì. Hai capito tutto? Di... Hai segnato? Sì, Jordan, segnato. Sì. Perfetto. Va bene, quali sono le tue preferite? Ah, io scarpe, te l'ho detto. Io metto scarpe da ginnastica, però non ho. Queste sono bellissime. Mi dispiace non riuscire a farvele vedere. Queste che sono? Special. Aspetta, adesso guardo, controllo, poi ve lo dico. Mandiamo una foto agli Unballers così ci fanno. Ci dicono. E sono special. Special verde scuro, quasi nere. Domanda anche per Camilla: qual è secondo te il giocatore che ha le scarpe da basket più stilose in tutto il campionato? Allora, ti direi Jeff Brooks, ha una collezione di scarpe pazzesche, tra l'altro durante un Media Day ci ha raccontato che lui le colora, ci scrive sopra in base al rapporto con amici, famiglia, tu lo sapevi? Sì, lo sapevo, sì. Abbiamo giocato insieme a Milano, quindi vedevo che faceva anche dei disegnini, a volte vedo dei disegni sulle scarpe. Jeff, Jeff, ti voglio bene, ma che molto particolare. Cosa stai facendo? Jeff, ancora? Stai disegnando la casetta, il fiorellino? Beh, grande Jeff, ovviamente. Anche questo è un modo di espressione della propria creatività, sì, no? Che sì, si vede in campo e si vede anche fuori. Anche con le scarpe. Tu che scarpe usi invece in campo?
Io le Kyrie, che adesso però non fanno più, e sto aspettando le nuove KD 16 fucsia. Perfetto, di fronte a questa notizia, fra l'altro data a mercati aperti, a borse aperte, quindi anche con la possibilità di creare, diciamo, delle oscillazioni azionarie importanti. Passerei a Fantabasket. Come sta andando? Com'è andata? Adesso vi faccio vedere. Adesso io vi dico come è andato il mio weekend. Non è andato male, ma sono sempre 17 millesimo. Ma che ne so, sempre 17 millesimo. Ho fatto 125, 130, ma perché ho fatto troppi cambi, 18 punti. Ho fatti malus per i cambi. È facile parlare, parlano tutti qua. Non ho fatto male, ho fatto 124,54. Infatti più di me, fatti 90 qualcosa. Vabbè, e quanto stai invece in totale? Devo guardare. Mi sei davanti, mi sa. Allora, intanto facciamoci dire da loro la loro squadra. Ce l'abbiamo sia di Davide che di Camilla. Davide? Ennis di Napoli come playmaker, secondo me molto solido, consistente, completo anche. Come guardia prendo Tucker di Venezia, ha un altro giocatore completo, atletico, di talento, con punti nelle mani. Poi alla piccola devo prendere Siobhan Shields, che non ha bisogno di ma lì bisogna stare attenti alle rotazioni di Eurolega. No, certo, però è chiaro. Come 4 vado Pinkins di Scafati, presente, che sta facendo un ottimo inizio di campionato. Cielo. Sì. E come centro vado col mio uomo Tariq Owens, compagno di squadra. Che affronterai sabato? Che affronteremo sabato. Sì. Esatto. Io mi sono Totè, non è andato male. No, Totè sta esplodendo. Non è andato male. Coach Banchi. Quindi torniamo alla. Messo Allen come guardia. Coach Banchi. Io ho tenuto Messina, che avevo messo prima di Pesaro, pensando che vincesse con Pesaro. Ha perso, però almeno a Brindisi mi ha regalato le soddisfazioni. Cami, tu? Allora, io al Fanta LBA sto andando malissimo proprio. Peggio di me è difficile, però. Quindi vi ricreo la squadra. Vai. Con il senno di poi, alla stessa giornata. È questa. Allora, Della Valle, capitano. Benissimo. Solo che costa un occhio dalla testa. Quanto costa? 14, 15? No. Sì, 15 e 5. 15 e 5. Poi devi sacrificare gli altri se prendi uno. Sì, sì. Ecco, qua partono le pubblicità intanto, una cosa, una scena capitano, tristissima. Capitano, raddoppio, sì. Giusto, poi Moretti. Giustamente, giustamente. Tutto fatto apposta. Quanto vale? Te lo dico subito, 10,9. Dai. Un po' ingeneroso, poteva valere più, dai. Vabbè, ma ti soddisfa 10 la valutazione. Ma sì, dai, va all'inizio bene. C'è margine per migliorare, per crescere, dai. Sì. Poi parlando di crescita, appunto, su un giovane, Stazzonelli di Pesaro. Vedi. Che ha partecipato, che gioca suo ex compagno, che gioca a Mario Bros, e l'ho conosciuto alle varie Next Gen, perché gioca anche nell'Under 19. Quintetto poi... simpatia, dai, questo. Sì, la squadra squadra basket, no, champagne, dai, poi Zupcic di Napoli, ci sta, 13 crediti. Sì. E poi scommetto su Policap. C'è di... anch'io Policap. Sì, sì, sì. È molto atletico, secondo me. Prendere imbalzi, sì. Quindi quello può aiutare. Sorprendere. Aiuta. E coach? Coach Paolo Galbiati. Sta facendo molto bene. Sì, Ci sta. Vabbè, ragazzi, starò bellissimo. Starei tutto il giorno a parlare con voi di sneakers e di Fantabasket soprattutto. E di videogames. E di videogames. Non sai dove andare il prossimo weekend? Ancora non sai? Probabilmente Bologna. Bologna. Bologna-Treviso. Tu invece lo sai, perché io no, sarò a Napoli sabato. Vedi, è avvantaggiato, nettamente avvantaggiato. Ho già anche quelli per i prossimi mesi. Napoli, che fra l'altro sta facendo stagione bellissima. Ottimo, sono in ottima forma, sì, sicuramente, quindi dovremo preparare la partita in modo extra, ecco, perché sono veramente in un ottimo momento. Giocate sabato su DAZN 20:30, giusto, sì, Napoli, giusto. Campo complicato, campo a Milano, anche me la vedo sabato. Ho fatto un po' di fatica, poi comunque è riuscito a vincere, sarà una bella partita. Che cosa temi di più di Napoli, che partita aspetti? È un campo anche quello molto caldo, che si può accendere in una frazione di secondo con un canestro, con una giocata. E Tariq è bravo anche a fare queste cose tra schiacciate, stoppate, così, quindi dobbiamo cercare di non farli, ecco, esaltare da quel punto di vista. Poi giocano anche molto bene in difesa, quindi sarà una partita molto interessante. Bene, allora vi ringraziamo, vi salutiamo. Grazie, bocca al lupo. Ciao, ragazzi. Ciao. Noi adesso passiamo a parlare di Eurolega, ma lo facciamo introducendo la clip preparata dal nostro Mirko Fusi, che ci fa vedere quello che è successo la settimana scorsa nelle partite di Milano e di Bologna. Dopo le sconfitte contro Alba Berlino e Pesaro, l'Olimpia Milano prova a rimettersi in carreggiata nel primo dei due confronti di una settimana già molto importante per i suoi destini europei.
con schiacciata subito James Webb. Shields la debutta sul perimetro per Milotic che prende, tira subito. Tira Brown per il più 4. Vince il Maccabi 98-90. Due giorni dopo la sconfitta con il Maccabi, la terza consecutiva in Eurolega, l'Olimpia Milano prova a invertire la tendenza negativa contro una squadra in grande crescita, reduce dalla Final Four dello scorso anno. Voigtman cambia, rimane su James che si alza per la tripla! James contro Stefano Tonut, Melli accenna un passo d'aiuto, tripla in step back di James! Mike James! Lea 7 subisce la quarta sconfitta consecutiva in Eurolega. Tornano le grandi notti europee alla Segafredo Arena, dove i 9.000 della Fiera di Bologna sono pronti a spingere la Virtus verso il pokerissimo. Attacca Clyburn, l'uno contro uno, lo fa impazzire, va a schiacciare, mamma mia, Toko Şengelya col crossover bruciante. Kaycock con il punto esclamativo. Miki! E il pokerissimo è servito per la Virtus. Oh, e poi ci sono le coppe. Sì, le coppe. Visto io rosico molto questa cosa di giovedì sera, che c'è questa contemporaneità. Sono due partite imperdibili, Milano contro Valencia e Real contro Virtus. Però insomma, faremo, c'è il double screen. Io sono molto curioso di vedere la Virtus al cospetto della squadra che in questo momento sembra imbattibile, ingiocabile. Settimana scorsa non è scesa in campo perché la gara con il Maccabi è stata rinviata. Fin qui la Virtus in Eurolega è stata praticamente perfetta, l'unica sconfitta con la Zalgiris, con la partita un po' buttata via alla fine. Il Real è una squadra di categoria super completa, lunga, profonda, fisica, tutto quello che vuoi. Vediamo un po' come se la cava. Sì, diciamo la partita più difficile per ora è stata per il Madrid, sarà quella col Barça, sì. Vinta di un punto, vinta nel punto a punto finale, quindi vedremo, grande test di maturità. Bologna l'ha superato sicuramente contro l'Efes, è stata la prima vera difficoltà della stagione, no? La prima partita dove a un certo punto la situazione sembrava complicata, però nel secondo tempo ha difeso benissimo e poi è stata una partita in cui si sono viste anche delle possibili seconde linee, tra i 3 minuti di Kakko sono stati incredibili, ovviamente Nansen ha fatto cose straordinarie, Tocone in una condizione pazzesca, va bene. E Milano deve reagire. Milano deve reagire perché, insomma, col Monaco ci può anche stare. Secondo te c'è stato il passo avanti, come dice Messina, rispetto. Sì, difensivamente sì, anche perché fare peggio del Maccabi. Era abbastanza difficile, sì. Però no, un passo in avanti c'è stato. Poi alla fine il Monaco ha Mike James, che è quel campione che ti mette le giocate decisive. Non abbiamo bisogno di segnare da tre. Il time out straordinario, proprio bellissimo. Ho visto addirittura il profilo dell'Eurolega proprio per vedere, non abbiamo bisogno di tirare da tre, e lui tira da tre, tira proprio 4, fa 70-66. Però passi in avanti si sono visti. Adesso chiaramente la partita con Brindisi è stata un po' avulsa dal contesto, appunto per le difficoltà di Brindisi. Vediamo, c'è sempre il discorso playmaker, perché lì serve un rinforzo, lì se Pangos non viene recuperato, come ormai credo sia inevitabile, serve qualcosa in più. La classifica comincia a essere un po' pesantina, l'Eurolega è lunghissima, sì, è una maratona, non uno sprint, però sai, insomma, perdere troppo tempo. È vero che c'è il play-in quest'anno che ti dà, secondo me, anche mentalmente molte più possibilità, no? Infatti, giustamente, anche Scariolo l'anno scorso l'aveva detto, anche lo stesso Messina, insomma, è chiaro che ti dà proprio... ti cambia anche l'approccio psicologico, perché comunque ti allunga di molto la classifica e la proiezione che ti serve. Però è chiaro che insomma 1-5 è brutto, 1-5 insomma ti impone di cominciare a vincere le partite, a cominciare da quella contro il Valencia, che sta facendo benissimo molto bene, perché anche 5-1. In campionato non solo in Eurolega. È una squadra che ha Brandon Davis, fra l'altro grande ex fino all'anno scorso a Milano. Insomma, una squadra che magari se tu guardi il roster non ti sembra che abbia talenti clamorosi, a parte magari Brandon Davis, però gioca molto bene insieme, applica un bel basket e non sarà facile. Abbiamo la grafica con tutti gli appuntamenti, quasi la tutti stasera, gli appuntamenti. Stasera Eurocup si comincia a Venezia Lubiana alle 20, domani Slask Wroclaw Trento alle 20, giovedì, come dicevi tu, la concomitanza, c'è anche la Champions League, perché stasera gioca anche Sassari a Ludwigsburg. Poi voglio dire una cosa, per chi non se ne fosse reso conto, ci sono tutte le partite su DAZN, Non solo le italiane, quindi insomma veramente. L'altro giorno ho visto Stella Rossa Bayern, ad esempio, se l'ha messa malissimo, a un certo punto se l'ha messa malissimo, poi invece Stella Rossa in qualche modo ne è venuto fuori. Milos ha fatto il suo. Milos ha fatto il suo, sì.
Ho dei sentimenti misti, no, nel senso che secondo me rispetto al Milos che abbiamo ammirato a Bologna fino a sei mesi fa, cioè fino a, tolti gli ultimi sei mesi, fino alla prima metà dell'ultima stagione, insomma, secondo me il passo indietro c'è, però poi è capace sempre di cose meravigliose e comunque io lo amo a prescindere. Inevitabile, cioè, ti avanza, però ha sempre il talento per fare differenza comunque. A prescindere. Quello ci sta. Tipo la foto lì mentre aspettava le visite mediche alla Stella Rossa, no, che sembrava stesse in sala d'attesa dal dentista. Va bene, la magata. La magata. Allora, settimana scorsa non siamo andati in onda. Ti faccio vedere una magata che risale alla settimana scorsa. Ah, ma l'ho vista. Varese. Guarda, certo. Guarda questa azione. Certo. Fanno due passaggi fra le gambe. Prima tessitori, boom. Poi spisso, boom, tessitori. L'ho vista. Che segno. Bella, eh? Perché un passaggio fra le gambe già non è poco. Farne due nella stessa azione. Eccolo qui, guarda. Ops. Una, dica. Due. Dica. Poi ecco tessitori, cinque. Che segno. Questa è la vittoria su Varese di Davide Moretti. Poi Venezia, invece, ricordiamo, domenica, sconfitta per la prima volta. E adesso... andiamo a vedere la top 3. Sì, cioè, adesso, però questi sono assist, no, cioè io faccio Milos e tu sei chissà che cosa. Dico, no, va bene, dai. Adesso stiamo ai saluti con la top 3. Martedì prossimo ci rivediamo, è qua. Game, e vi lasciamo con la top 3. E adesso andate via. Voglio restare solo, prego. Ciao. Top 3, ciao, alla prossima, ciao, martedì. Ciao. Strelnieks non forza. Aveva un po' di spazio per provare a correre dentro, va ad alzare per Nangi! L'alley-oop! Strelnieks Nangi! Attenzione qui perché la palla viene persa da Tortona. Kobis! Inchioda di mano sinistra, staccando peraltro molto presto. Shields, Hall, ribaltellato, va per uno contro uno, lo scarico per Poitres che va ad affondare su Seke Lombardi, la schiacciata di Alex Poitres.